Problema numero 2 sul primo teorema di Euclide. Rinfreschiamo il primo teorema di Euclide. Considerato il triangolo rettangolo ACB, rettangolo in C, avremo che AC al quadrato è uguale ad H per AB. Definiamo i termini del problema. Abbiamo che il cateto AC misura 40, l'ipotenusa AB misura 64. Il problema ci chiede di calcolare la misura del cateto CB e il perimetro del triangolo ACB. Sfruttiamo la relazione del primo teorema di Euclide, AC al quadrato uguale a H per AB. Noi conosciamo la misura di AC, che è 40, non conosciamo la misura di H, per cui porremo AH uguale X. Conosciamo la misura di AB, che vale 64, per cui potremo scrivere, al posto di AC al quadrato, scriveremo 40 al quadrato. Al posto di AH scriveremo X e al posto di AB scriveremo 64. Quindi la relazione è 40 elevato 2 uguale X per 64. Quindi 1600 è uguale a X per 64. Ricaviamo il valore di X, che è 25. Quindi AH vale 25. Ricordo che AH non è altro che la proiezione del cateto AC sull'ipotenusa AB. Quindi se conosciamo la misura di AB, che è 64, e la misura di AH, che è 25, possiamo ricavare per differenza la misura del segmento HB. Quindi HB sarà uguale a 64 meno 25, cioè 39. Ricordo che HB non è altro che la proiezione sull'ipotenusa del cateto CB. A questo punto sfruttiamo la relazione del primo teorema di Euclide. CB al quadrato è uguale ad HB per AB. Noi non conosciamo la misura di CB, per cui porremo CB uguale Y, per cui la relazione diventa Y2 è uguale a 39, cioè HB, per 64, cioè AB. Quindi Y2 è uguale 2496. Per trovare il valore di Y basterà estrarre la radice quadrata di 2496, che dà come risultato circa 50. A questo punto, quindi, conosciamo anche la misura del cateto CB, che vale 50. Per calcolare il perimetro del triangolo rettangolo ACB, sarà sufficiente fare la somma dei lati. Quindi il perimetro è uguale ad AC più CB più AB, cioè a 40 più 50 più 64. Quindi il perimetro vale 154. Il problema è risolto.